Catanzaro supera l'ennesimo ostacolo verso la promozione ed è virtualmente in prima divisione. Come ha detto Ciccio Cozza al termine della gara, promozione ormai iscritta al 90%. Per scaramanzia il tecnico giallorosso non ha voluto aumentare la percentuale, ma è davvero emblematico dire che basterà probabilmente un punto nelle due gare restanti, ovvero a Fondi ed in casa con il Giulianova, per decretare un traguardo mai raggiunto dal Catanzaro, la promozione nella vecchia C1 sul campo. È servita la riforma dei campionati con l'apertura alle due promozioni anziché una per scrivere questa storica pagina. La gara, come prevedibile, ha detto molto poco. Arzanese già ampiamente salva, scesa in Calabria per dovere e senza ambizioni, ma con la voglia di mettere in vetrina i suoi bravi elementi come Incoronato e San Domenico. Il Catanzaro non vuole sbagliare e parte in quarta. Al 17° sblocca il punteggio con Masini, che risolve una mischia e conclude in porta. Il rinvio del difensore campano, secondo l'arbitro, avviene quando la palla ha superato la linea bianca. È 1-0. Raddoppio dopo soli 3 minuti con Cristian Esposito, che trova il pertugio giusto per infilarsi e fulmina il portiere ospite con un bel destro. La gara si chiude praticamente qui e l'attenzione si concentra sulla gara di Melfi, dove è impegnata la Vigor Lamezia, ma il finale è agitatissimo. Prima l'Arzanese accorcia con il bravo e veloce San Domenico, già opzionato da Cozza per la prossima stagione. Poi da Melfi giunge notizia del vantaggio locale ai danni della Vigor e si scatena una bolgia. La promozione dei giallorossi si avvicina. Intanto sul campo Giampà trova il tempo di chiudere i conti con un bolide da posizione ravvicinata che fissa il punteggio sul 3-1. È festa sotto la curva per Cozza e i suoi ragazzi. Manca solo la matematica, che arriverà molto probabilmente domenica a Fondi, dove si prevede un'invasione giallorossa. Il Catanzaro andrà a far compagnia al Perugia, che mercoledì, superando largamente il Fano, è già volato in prima divisione e che domenica farà visita alla Vigor Lamezia.